Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando un nuovo giocatore arriva sul crogiolo è inevitabile che almeno una volta non venga a contatto con l'acronimo SAS. Non mancherà di certo occasione che, vedendovi giocare, qualcuno si possa avvicinare a voi chiedendovi «Che SAS ha il tuo mazzo?». Questa terminologia, oramai diventata di larghissimo uso nel nostro gioco di mazzi unici al mondo, racchiude in sé molto di più di un semplice valore. Prima di iniziare, volevo ringraziare Dammat per aver partecipato alla realizzazione di questo video e per aver detto la sua in merito, dandoci la possibilità, in questo video, di scoprire cosa si nasconde dietro questa voce e comprenderne l'utilità per rispondere alla domanda «Che cos'è il SAS?». Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dalle basi, ovvero come scoprire che valore di sinergia antisinergia ha il vostro unico. Per farlo bisognerà registrare il vostro deck sull'applicazione Master Vault, disponibile sia su Android che iOS, per poi copiare il nome dell'arconte e incollarlo sulla barra di ricerca del sito Decks of Keyforge. In automatico uscirà il risultato che, una volta aperto, vi mostrerà tutti i valori che il mazzo appena registrato avrà da offrire. Sia per il sito che per l'applicazione, nelle sue due declinazioni, troverete i link in descrizione. Una volta visto il valore, che potrà andare da un minimo indicativo di 40 ad un massimo indicativo di 100, bisognerà comprendere il come è stato generato quel numero. Ebbene, guardando con attenzione la scheda che vi si aprirà davanti, riuscirete a scovare determinate combo di carte che non solo potranno avere effetti positivi sulla partita in corso, ma anche negativi sul vostro gioco. Ma prima di arrivare a scoprire dove porre l'attenzione, esploriamo assieme l'interfaccia del sito per capirne meglio la struttura. Infatti, nella schermata di un mazzo avrete a portata di mano tutto il necessario per poter iniziare a giocare, scoprendo le prime sinergie di carte che il vostro unico avrà da svelarvi. Ad accogliervi ci sarà la lista completa del vostro deck, con le tre casate, l'espansione di riferimento alla quale esso appartiene e il nome dell'arconte. Il valore di SAS, con indicati la qualità della sinergia ed antisinergia del mazzo, e il punteggio meta, ovvero la distribuzione dei valori AERC nello stesso. Per maggiori informazioni vi lascerò il link in descrizione della sezione dedicata del sito, dove potrete trovare risposta a tutte le informazioni che cercherete. A destra della lista ci saranno dei valori che andranno a rappresentare il comportamento delle carte e come interagiranno con il gioco. Ed infine i quattro grafici, due a torta e due a radar, che indicheranno, i primi due, rispettivamente la composizione del mazzo indicando il numero di creature, artefatti, migliorie ed azioni in esso contenuti, e i valori globali medi di ogni singola voce. E i secondi, che evidenzieranno i punti deboli e forti del deck e la concentrazione di una tipologia di carta al suo interno. Vi lascerò in descrizione, o cliccando nella scheda comparsa in questo momento, il contenuto dedicato dove se ne parlerà più nel dettaglio. Nel video Che cos'è l'AERC mancherà il recursion indicato con la lettera U. Cos'è per la cronaca e quali carte rientrano sotto questa voce? Vengono catalogati come tali tutti quegli elementi che riprendono carte dalla pila degli scarti. Alzati o Ricrescita, ad esempio, sono le carte più simboliche e rappresentative di questa categoria. Ultimo, ma non per importanza, sarà la posizione in media del vostro mazzo a seconda della voce che si prenderà in considerazione. Cliccando sulla freccia sotto i 5 grafici a barra, infatti, verranno mostrati altri 8 diagrammi con altrettante voci dedicate.
Il vostro mazzo verrà evidenziato attraverso una barra gialla che vi svelerà se il vostro unico sarà nella media, che verrà indicata dai picchi più alti, superiore o meno. Ora, avendo visto tutto quello che vi aspetterà una volta approdati su Dex of Keyforge, scopriamo quello che potrà darvi già da subito una buona base di partenza per scoprire le prime sinergie tra le carte che il vostro unico avrà da offrirvi. Scorrendo la pagina verso il basso, infatti, potrete trovare il dettaglio delle sinergie. Quello che vi consiglio di guardare sarà soltanto la sezione Synergies, dove per ogni carta sarà evidenziata, in blu, la sinergia che quella stessa carta avrà con altri elementi presenti nell'unico, e in giallo le anti-sinergie che divergeranno dalla strategia di gioco del mazzo, andando contro il naturale decorrere della partita che affronterete. Questa sezione del sito vi potrà essere utile per avere una base di partenza più che valida per testare tutte le varie combinazioni di carte che riuscirete a scoprire. Ora, se posso permettermi nel darvi un consiglio spassionato, basatevi soltanto sulle sinergie e le antisinergie, lasciando da parte qualsiasi altro valore che agli inizi potrebbe rappresentare solo un'incognita in più da dover interpretare. Quindi prendete carta e penna e annotatevi tutto ciò che potrà esservi utile per iniziare a scatenare il pieno potenziale del vostro deck, evitando intoppi lungo il percorso che vi impediranno di forgiare la tanto ambita terza chiave e per trovare altre combinazioni nascoste che soltanto giocando potrete scoprire. Ma non è tutto qui. Anzi, se parliamo di SAS, non si può fare a meno di menzionare le varie correnti di pensiero che ne supportano o meno la veridicità e la teoria. In Keyforge esistono diversi tipi di giocatori che si dividono in tre sottocategorie ben distinte. Le due minoranze sono quei forgiatori che credono che il SAS rappresenti tutto. Più sarà alto il suo valore, più il mazzo performerà. E i tester. Questa tipologia di giocatori non terrà in considerazione il SAS, giocando i propri mazzi per scoprirne tutte le sinergie possibili per poter utilizzare i loro unici al meglio. La maggioranza dei giocatori di Keyforge, comunque, risiede nella terza macro categoria, che è semplicemente un mix tra le due minoranze. Questi forgiatori prendono in considerazione il SAS nel senso più largo del significato, andando a basarsi non tanto sul suo valore complessivo, ma bensì su cosa si fonderanno i punti deboli e forti di un mazzo indicati dai punteggi AERC. Una volta delineato il profilo di un mazzo soddisfacente a livello di prestazioni, inizieranno a giocarlo per impararne l'utilizzo. A quest'ultima categoria appartengono tutti i giocatori italiani che hanno raggiunto grandi risultati in tornei importanti e si sono posti come testa di serie nel palcoscenico nazionale ed internazionale. Dammat, ad esempio, mi ha detto che prende personalmente poco in considerazione quel numeretto lì, dandogli un valore meramente di mercato. Ai fini del gioco è relativo, anche se sta diventando sempre più preciso e dettagliato, ma rimane comunque fedele al suo modus operandi controllando il famoso quartetto 18-10-10-10 per trovare un mazzo di base equilibrato e che abbia risposte pronte ad ogni eventualità. Per saperne di più, cliccate sulla scheda apparsa in questo momento e in descrizione vi lascerò il link al video dove ne parleremo più nel dettaglio. Conclusioni. Il SAS è un valore indicativo che evidenzia le sinergie e le antisinergie contenute in un mazzo. Le combinazioni di carte potranno essere consultate nella parte bassa della pagina, accedendo immediatamente ad una base di partenza più che valida per far girare al meglio il vostro unico. Il mio consiglio è quello di prendere appunti per le prime partite, così da fissare bene in mente le varie sinergie che si potranno trovare anche in altri mazzi che acquisterete in futuro. Una volta fatto ciò, forgiate il più possibile per scoprire altre meccaniche nascoste che si paleseranno soltanto giocando. Una volta compreso per bene il funzionamento del deck, in contemporanea potrete iniziare a dare uno sguardo ai valori AERC,
che non solo evidenzieranno al meglio i punti forti e deboli del vostro mazzo, ma vi faranno comprendere anche che tipologia di giocatori sarete e che archetipo di mazzo potrete prediligere per affrontare un match. Il SAS rimane comunque, almeno per me, un punto dal quale partire, ma non basandosi soltanto sul suo valore definitivo, ma allargando i propri orizzonti e guardando oltre, proprio dove ogni singolo punteggio viene specificato a chiare numeri. A chiari numeri, perché potrete avere anche un mazzo superiore all'80, ma imbattervi in grosse lacune che vi faranno soffrire. O al contrario, avere un mazzo 65 SAS che spasima praticamente qualsiasi cosa, ma si scoprirà essere un Genka con un alto valore di pescata. Insomma, quello che consiglio di fare è sicuramente giocare un mazzo e avere bene in mente i punti forti e deboli dello stesso, così da poter sfruttare i primi e aggirare come meglio si può i secondi, per massimizzare il potenziale insito del vostro unico. Come ripeto sempre, sarà soltanto questione di pratica. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura per la prima e mutazione di massa per la seconda, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta infatti ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.